Ben sintonizzati su Radio Lemine, la radio della parrocchia di Almenno San Bartolomeo. Buonasera ai radioascoltatori, 23 febbraio 2018, ben trovato Marco, buona serata. Radio Lemine, ciao Piera, con molto piacere anche questa sera con il nostro amico Ivano Santoni, professore. E con i pinguini che ci circondano, visto la temperatura, questo lo dovevo per Giovanni, perché ovviamente ci fa trasmettere con una temperatura di 14 gradi. E dopo questa comunicazione a tutti quelli che ci stanno seguendo tramite Facebook, possiamo iniziare questa serata dedicata all'inno nazionale italiano con questo filmato. Complimenti a Giovanni, bellissimo questo video, Marco. Bravo Giovanni, bravo a realizzare questo filmato, belle le nostre frecce tricolori che hanno concluso il filmato e adesso ci caliamo veramente nell'argomento. Buonasera professor Sonzogni di nuovo. Grazie, buonasera anche a voi. Grazie di essere ritornato a trovarci. Con questa proposta veramente particolare che abbiamo ben volentieri deciso di così in qualche modo accogliere, reimparare per quel che mi riguarda dal punto di vista storico, l'inno nazionale italiano. Quindi quando, perché hai iniziato, visto che ci dovevamo del tuo, occuparti dell'inno nazionale? Perché d'accordo, conosciamo l'inno, conosciamo anche l'autore, ma c'è sicuramente una storia dietro. Sì, guarda, la serata di oggi va veramente a pennello perché soltanto 3 mesi fa l'inno di Mameli è stato dichiarato inno ufficiale, no? Con un passaggio in una commissione del Senato dopo oltre 70 anni in cui era provvisorio. Come si sa, in Italia le cose provvisorie possono durare anche a lungo. E nei prossimi giorni ci sarà l'anniversario
della dichiarazione dell'unificazione d'Italia, del Regno d'Italia, era il 26 febbraio 1861. È la prima delibera, quella del Senato. Poi a marzo ci sarebbe stata l'approvazione definitiva del Regno d'Italia con il passaggio alla Camera. Ma mi chiedevi il perché e quando. Guarda, è successo, ricordo un mio studente purtroppo defunto, una ventina di anni fa, bisogna risalire un po' nel tempo, una ventina di anni fa in una quarta e poi quinta liceo stavo svolgendo una riflessione su Foscolo, sul Carme dei Sepolcri, e che allora io pensavo che fosse superato, però i programmi ministeriali dicevano che dovevo svolgerlo in classe, io insegno italiano. Alla fine della lettura chiedo ai miei studenti: ma vi sembra superato questo bagaglio di valori nazionali, patriottici? E così. E con mia sorpresa la maggior parte degli studenti ha detto: no, assolutamente, anzi bisogna riscoprirli, no? Per un reale senso di domanda. Sì, sì, veramente. Era il momento in cui all'epoca c'era anche il Presidente della Repubblica Ciampi e c'era questo risveglio di valori nazionali. Io sono rimasto sorpreso e da allora ho cominciato a riflettere sulla poesia civile italiana, sul senso dei valori, valori chiaramente laici, eccetera. Poi chiaramente qualche anno fa c'è stato il 150° anniversario dell'unificazione, che è stato un ulteriore momento che mi ha costretto così a ripensare, a studiare, ad approfondire. E ricordo qualche anno fa una ragazza che alla fine della lezione sull'Inno d'Italia mi fa: finalmente una lezione utile. Dopo 30 anni di lezioni. È una cosa bella sentirsi dire una frase così. Veramente. Vero, sì, professore? Diciamo che l'ho presa in buona. Ecco. Fatto bene questi ragazzi, insomma. Ecco, e mi sembra che in fin dei conti la mia ignoranza fosse, diciamo, non solo la mia, quella riguardante i simboli dell'Unità d'Italia. Ecco, in modo particolare, vabbè, conosciamo tutti il tricolore, l'Inno nazionale un po' di meno, il vittoriano, conosciuto a livello turistico, uh-huh, soprattutto. Opera architettonica monumentale. Lo stendardo presidenziale lo vediamo in televisione, sì, e non riusciamo bene a capire che passa disegno ci sia. Passa adesso in sovraimpressione grazie, okay, al nostro, e poi ecco, aiuto tecnico. L'emblema lo vediamo praticamente su tutti i documenti ufficiali, sì, anche quelli che ci giungono tra le mani. Sarebbe anche questo magari da presentare, perché ha una struttura complessa. Ecco, però direi che chi vuol farsi un'informazione di base può andare molto semplicemente sul sito di quirinale.it, cioè sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica Italiana, e lì vengono illustrati nel dettaglio tutti i simboli della nostra Repubblica. Quindi per quanto riguarda poi il nostro inno, però l'Inno nazionale italiano, l'autore, il perché è nato, insomma... Cosa sì, ci può dire, professore? È una lunga storia. Ecco, consideriamo che quando è nato la sua patria, cioè lui è genovese, ma vediamo meglio poi nel dettaglio, aveva già un inno che era la marcia reale, la marcia dei Savoia. Non so se sia il caso, Giovanni, di mandarla in onda, così facciamo ascoltare anche questo pezzo veramente storico agli spettatori. Volentieri. Di Almenno. Yeah.
ascoltato, professore? Sì, è interessante, anche se forse l'audio non è bellissimo, ecco, anche perché proprio l'incipit è quel viva o e viverrei che verrà ripreso poi nella prima redazione dell'Inno di Mameli. Poi magari vedremo una fotografia della prima versione dell'inno. Ma bisogna anche dire chi era Mameli. Ecco, noi lo conosciamo come Goffredo Mameli. Il nome per esteso è Gottifreddo Mameli dei Mannelli, per gli amici Goffredo. Nasce a Genova il 5 settembre del 1827 da famiglia aristocratica, la madre una marchesa, il padre è ammiraglio sardo, quindi famiglia benestante e aristocratica che manda il figlio a studiare presso il collegio degli Scolopi a Calcare, e lì incontrerà un docente di letteratura italiana, certo Atanasio, ma lo ricorderemo anche dopo, Atanasio Canata, che per qualcuno è il vero autore dell'inno. C'è questo dibattito che era risorto qualche anno fa, adesso non se ne parla più, però ecco, siamo in quell'ambiente in cui Goffredo Mameli si forma anche come letterato. Nel 1846 Mameli ha 19 anni e comincia a scrivere testi poetici. Io ne ho trovato uno in cui si comincia a sentire sia il tono, il timbro, il ritmo e anche certe parole che poi ritorneranno nell'inno. Nelle vene agli schiavi si desta un ardire, una vita novella. O sorgete, levate la testa, che il momento fatale vi appella. Ecco, quel c'è un ritmo. Desta. C'è sì, un ritmo, il ritmo, sì. Il ritmo è quello del verso parisillabo, quindi molto cadenzato. E l'orecchio ci dice, siamo ormai in prossimità dell'inno di Mameli. 1847, l'autore ha 20 anni ed entra a far parte di un sodalizio culturale che è la società Entelema. Fino a quel momento dedito esclusivamente alla cultura, in quella società poi entra anche Nino Bixio e porta valori, prospettive mazziniane. Quello che vedremo è un inno che risente molto dal messaggio di Mazzini. Da questo momento la società continua a fare letteratura, a proporre letteratura, però con uno spirito anche politico e risorgimentale. Settembre 1847, parte una lettera da Genova e giunge a Torino, la Torino che si sta aprendo ai valori risorgimentali, e quella lettera contiene la prima redazione del testo dell'inno nazionale. Ora, se a noi l'inno, oggi come oggi, può sembrare un po' datato, molto retorico, poi certo. Ci sono anche delle parole che in fin dei conti facciamo fatica anche a capire, o delle immagini, vedremo anche la chioma, no? Porgere la chioma, cosa significa, chi è Scipio, eccetera. Noi, almeno quello che cerco di far capire agli studenti, dobbiamo immedesimarci nell'atmosfera proprio risorgimentale. E una trentina di anni dopo, il 47, abbiamo la lettera di Tal Barrilli che ricorda quell'atmosfera torinese in cui si stavano elaborando degli inni nazionali, erano centinaia e centinaia, e viene scelto proprio l'inno di Mameli. Quindi una selezione anche feroce, nel senso sì, che sì, alla fine sì, i numeri sì, non sì. tanti. Sì, sì, per essere tantissimi, numero uno veramente... però come quei giovani leggono, cominciano a leggere il testo di Mameli, si commuovono. Ecco, se volete io leggerei un brano di questa lettera per dare proprio quell'atmosfera. Togli, disse, te lo manda Goffredo. Il novaro apre il foglietto, si legge, si commuove. Gli chiedono tutti cos'è. Gli fanno ressa d'attorno. Una cosa stupenda, esclama il maestro, e legge ad alta voce, solleva d'entusiasmo tutto il suo uditorio.
Io sentii di me qualcosa di straordinario che non saprei definire adesso, con tutti i 27 anni trascorsi. So che piansi, che ero agitato e non potevo star fermo. No. Quindi è un'atmosfera speciale. Un'atmosfera speciale. Siamo in casa di Valerio. Valerio è un esponente della sinistra liberale, sarà un parlamentare, avversario di Cavour nel Parlamento subalpino. E lui ed altri giovani selezionano gli inni, le proposte di inni, e di fronte al testo di Mameli sorge questo entusiasmo. Il Novaro, che è un musicista di scarsa fama, musicista genovese, rimane impressionato e trascorre tutta una notte al pianoforte cercando di organizzare una musica, di stendere una musica. Parte con suoni roboanti, con ritmi roboanti, poi verso mattina si decide per una musica più leggera, che fosse proprio di supporto all'inno. L'emozione è tale che ad un certo punto la lanterna cade sul pianoforte e si rischia addirittura l'incendio. Quindi siamo a questo punto, 10 dicembre 1847, cominciamo ad avere la prima diffusione in quel di Genova dell'inno, che viene cantato in occasione del in occasione della cosiddetta Notte dell'Appennino, che è una celebrazione che si faceva allora a ricordo, grosso modo, del centenario della cacciata degli austriaci da Genova. Quindi dal santuario dell'Oregina fino al mare si accendevano falò e si cantavano. E in questa occasione si canta proprio l'inno di Mameli. Dopo qualche tempo l'inno viene stampato e offerto a Carlo Alberto, mutilo però dell'ultima strofa che andremo a vedere, perché è una strofa dichiaratamente anti-austriaca e anti-russa. No. E non era il caso, in quella situazione di tensione tra il regno sabaudo e l'impero austriaco, di mostrare certi sentimenti. 18-23 marzo 1848, è il periodo delle cinque giornate di Milano, è scoppiata ormai la guerra tra il Piemonte e l'Austria, e Mameli, come suddito piemontese, avrebbe dovuto partecipare come soldato regolare. Paga per essere esonerato dal servizio militare, per poter partecipare alla guerra come volontario. Fatto straordinario, ma il 1800, così come anche la Prima Guerra Mondiale, è il periodo proprio dei giovani volontari. Anche a Bergamo ricorderemo questo spirito a favore della guerra, insomma. Sì, pensiamo anche ai garibaldini, nel 59 sarebbero partiti poi tantissimi giovani, addirittura ragazzi bergamaschi, per la spedizione dei Mille. Ho presente un ragazzo di Zogno, aveva 15 anni. Quindi è un mondo veramente giovanile ed è un mondo di volontari. E Mameli combatte a Milano e a Mantova insieme a Nino Bixio. Tra i canti in quel di Milano tende a prevalere proprio l'inno di Mameli accanto a pezzi del Nabucco, oppure a tanti altri pezzi, anche piemontesi, eccetera. L'inno giunge addirittura fino a Londra, giunge nelle mani di Giuseppe Mazzini, allora in esilio, e Mazzini non lo apprezza molto, anzi chiede a Mameli e a Giuseppe Verdi di farne uno nuovo. Per cui abbiamo questa collaborazione che dà vita al grido di guerra. Io chiederei a Giovanni di mandare in onda il sonoro, un inno che è stato ritrovato proprio nel 2010-2011 in occasione proprio delle celebrazioni per il 150esimo. Suona la trombone già, no, le segni già le.
questo connubio Mameli Verdi, questa sì, intesa artistica, sembra poi prosegue. Prosegue indirettamente perché Mameli muore di lì a poco. Siamo ormai nel 1848, alla fine a dicembre Mameli si trasferisce a Roma, di lì a poco abbiamo i disordini, l'allontanamento del Papa che se ne va, si rifugia nel Regno di Napoli e sorge la Repubblica Romana con Mameli, giovane protagonista. Nell'estate abbiamo il ritorno delle truppe pontificie a Roma, battaglie, Mameli rimane ferito, peraltro da fuoco amico. Viene ferito ad una gamba che va in cancrena, i tentativi di amputazione per salvare la vita falliscono e il 6 luglio del 49 muore. Quindi non aveva ancora 22 anni. La morte in giovanissima età contribuisce certamente al mito, alla nascita del mito di Mameli, al successo dell'inno che sarà cantato e viene cantato tuttora, no? In alternativa già allora all'inno di Savoia, e verrà ripreso dallo stesso Verdi, perché nel 1862 Verdi compone per l'Esposizione Universale di Londra, compone l'Inno delle Nazioni, all'interno del quale c'è un pezzo proprio della sonata di Novara, quindi della base musicale dell'Inno di Mameli. E come nasce l'idea di Italia e soprattutto perché se ne è occupata la letteratura? Bella domanda. Sembra che l'Italia sia un fatto storico. Quello che io come insegnante di lettere cerco di far comprendere ai miei studenti è che l'Italia è un'immagine letteraria. No? La letteratura medievale o tardo medievale che crea l'immagine dell'Italia e che poi la trasmette nei secoli. Poco per volta questa immagine, questa idea si concretizza fino poi al Risorgimento. Il primo in epoca tardo medievale che cita l'Italia è un mistico, Gioacchino da Fiore, che cita la Miseram Italiam, quindi un'Italia misera, nel senso devastata dai nemici, in totale decadenza. Sarà però Dante Alighieri, nel sesto canto del Purgatorio, a dare visibilità letteraria. E Dante ricorda: «Ai, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province, ma bordello». No, questa immagine proprio devastata, tragica veramente, sì. Ridotta a prostituta, no? Ai piedi dello straniero, serva, ai piedi di signorotti locali in lotta fra di loro, fa fremere veramente gli animi dei letterati, perché ripeto, l'immagine è un'immagine letteraria. Ma il grande successo dell'idea stessa d'Italia sarà opera di Francesco Petrarca, il quale compone una canzone che è tuttora famosa come la canzone all'Italia. In questa cita: «Italia mia, benché il parlar sia indarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio, piacemi almen che i miei sospiri sian quali spera il Tevero e l'Arno e il Po, dove doglioso et grave or seggio. Rettor del cielo, io cheggio che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo dilecto almo paese». Quindi in Petrarca cominciamo a trovare, in questa che è la prima strofa e poi nelle strofe successive, la presentazione dei caratteri fondamentali, anzi fondativi del mito. Innanzitutto l'omogeneità del territorio, no? La penisola che è racchiusa tra mari e le Alpi. Quindi territorio omogeneo vuol dire la possibilità di creare veramente un popolo. Secondo,
la percezione profonda della decadenza attuale. Una Italia invasa dai barbari. No? E terzo, storia gloriosa del passato. Francesco Petrarca fa riferimento a Caio Mario, l'episodio di Caio Mario che aveva sconfitto all'inizio del primo secolo avanti Cristo i Cimbri e i Teutini, cioè tribù germaniche che tendevano ad invadere l'Italia. Dalla storia gloriosa deve derivare il desiderio di riscatto, anzi il dovere per l'uomo di cultura, teniamo sempre presente questo, di puntare al riscatto della nazione. Altro fatto ancora che riguarda l'immagine, il mito della nazione, non solo quella italiana, il sostegno divino. Tutte le nazioni, e tra queste ci deve stare anche l'Italia, sentono la presenza di Dio, sentono la protezione di Dio e invocano Dio. C'è anche un aspetto religioso, certamente, come avremo modo di vedere, alla base di questo. Altro fatto ancora, perché l'Italia si concretizzi, c'è bisogno che qualcuno la canti, cioè la senta e ne diffonda il mito. Dobbiamo, adesso non è qui il caso di fare tutta la storia della letteratura, ma io salterei ad Alessandro Manzoni. Abbiamo dato atto di quelle che sono state un po', ecco, le origini. Sì, ecco, mi soffermerei su Alessandro Manzoni, in modo particolare su un coro dell'Adelchi, della tragedia storica Adelchi, per mostrare cosa succede tra gli anni 20 e 30 del 1800, perché c'è veramente un cambiamento di prospettiva. Manzoni parla dei boschi, dell'arse fucine stridenti, dei solchi bagnati di servo sudor, un volgo disperso repentisi destra, intende l'orecchio, solleva la testa, percosso da nuovo crescente rumor, l'arrivo dei franchi. Qualcuno di voi ricorderà l'ambientazione dell'Adelchi, siamo alla fine dell'VIII secolo d.C., l'Italia è sottomessa ai Longobardi, almeno il popolo dei Latini, vede con grande illusione l'arrivo dei franchi liberatori. E Manzoni parla del popolo italiano non come popolo, ma di un volgo disperso. Qualche verso oltre quanto abbiamo potuto vedere, parla addirittura di un volgo disperso che nome non ha, cioè non ha nome, ma non è neppure degno di nome. Quindi nella letteratura, fino all'inizio del 1800, abbiamo veramente una visione pessimistica della realtà e della possibilità del popolo di giungere ad un riscatto. È una visione pessimistica che troviamo anche nelle canzoni civili di Leopardi. Il grande cambiamento l'abbiamo con il 1828 e parte sempre da Londra. Ecco, noi facciamo questo percorso asse italiano-inglese, esatto, insomma. Esatto. E giungiamo fino a Giovanni Berchet, che è poeta milanese, come Mazzini, esule in Gran Bretagna. Berchet nel 1829 pubblica una raccolta di poesie che è Fantasie, in cui fa nascere il mito di Pontida, della battaglia di Legnano e della guerra, quindi della Lega Lombarda contro l'imperatore Barbarossa. Ed è il primo che mostra come nella storia d'Italia noi possiamo trovare anche dei momenti di riscatto, di rivolta popolare. La storia della letteratura da questo momento non sarà più la stessa. Cambia radicalmente e c'è un'attenzione quindi del letterato, un'attenzione positiva, un giudizio positivo del letterato nei confronti delle possibilità delle masse di cercare il riscatto. Qualcuno direbbe si fa la storia. Si fa la storia, veramente. La letteratura fa la storia. Permettimi questo. Assolutamente. Ecco. Assolutamente. Professore, tornando all'inno, come mai si conosce di più la parte iniziale dell'inno? E forse un motivo potrebbe essere questo, è un po' lungo, un po' lungo. La prima strofa è certamente affascinante,
in parte anche perché è poco comprensibile, è come il latino della messa, affascinava perché non si capiva, no? Certo. Quindi, per così dire, c'è del mistero e del mistero che affascina. Allora lei coglie l'occasione in questa serata di darci una panoramica dell'estensione dell'inno. Sì, sì, io direi che è il momento proprio di entrare in merito, anche perché i minuti stanno passando e non vorrei proprio approfittare della pazienza del nostro pubblico. Mi pare che Giovanni stia mandando in onda la fotografia del manoscritto originario dell'inno, dove potete vedere, magari con un po' di fatica, l'inizio che del testo. Ecco, l'inizio che è "Evviva l'Italia", che pare proprio un richiamo della marcia dei Savoia. Di lì a poco ci sarà proprio la modifica della prima parola e diventerà un Fratelli d'Italia, che, come vedremo, è un cambiamento notevole di prospettiva, ed entriamo proprio in una visione mazziniana della realtà. Direi di leggere. Ecco, io non sono un grande lettore, scusatemi, ma ecco, cercherò di calcare un po' sul ritmo per evidenziare proprio il ritmo del scenario. La strofa è una strofa di 8 versi, sono tutti scenari. Il scenario ha la caratteristica di avere 2 accenti fissi sulla seconda e sulla quinta sillaba, quindi ritmo molto cadenzato che serve proprio per sollecitare i giovani alla battaglia. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma Iddio la creò. Quindi testo che ormai abbiamo orecchiato, ma io non so quanti siano perfettamente a conoscenza proprio dei contenuti. Di ciò che cantiamo. Anch'io qualche volta condividiamo a volte. Provo a chiedere ai miei studenti: ma cosa abbiamo letto? Cosa avete capito? Buio totale. Buio totale. Perché finché si arriva a Fratelli d'Italia si capisce, o almeno si crede di capire. In realtà già Fratelli d'Italia è un'assoluta novità, nel senso che si dice gli italiani hanno un nome. La popolazione ha un nome. E questa popolazione esalta se stessa, canta se stessa, incita se stessa e non più i sovrani. Ed è un cambiamento di prospettive. Teniamo presente che siamo in un mondo ancora assolutamente monarchico. È una forma di nuova comunità. Una nuova comunità. Indipendentemente dal credo politico e dal... modo diverso di sentirsi. Secondo, mentre la massa popolare in Manzoni si svegliava, si destava soltanto temporaneamente per poi riaddormentarsi, qui è l'Italia intera che si desta, e fa riferimento all'elmo di Scipio. Scipio è Scipione l'africano. È opportuno a questo punto dare proprio un minimo di informazione. Siamo alla metà del secondo secolo avanti Cristo, seconda guerra punica. Annibale è in Italia, appena sconfitto i romani nella terribile battaglia di Cannae in Puglia, e l'esistenza stessa della città di Roma è in dubbio. Il Senato di Roma chiama raccolta quindi l'aristocrazia per chiedere a qualche aristocratico di condurre l'esercito ad affrontare Annibale. Di tutti gli aristocratici romani si presenta al Senato solo il giovane Scipione, un giovanissimo, ventenne che fa una proposta assolutamente rischiosa, assurda, potremmo dire. Mentre Annibale è in Italia nei pressi di Roma, lui propone di portare l'esercito romano sul suolo africano per attaccare direttamente Cartagine. Quindi è un giovane che ha un'intuizione veramente strategica militare unica. incredibile anche oggi, e vince la guerra. Ma soprattutto è un giovane, no? Che si offre, si butta. Ecco,
Poi, se vogliamo continuare, dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiave di Roma e Dio la creò. Cosa vuol dire le porga la chioma? Nel mondo romano agli schiavi si rasavano i capelli. No? Per cui questo è un gesto, è un richiamo classico insieme a quello di Scipione, che vuol dire la nostra storia è quella. I romani sono i nostri antenati e rappresentano la parte gloriosa della nostra storia. Noi dobbiamo confrontarci con quella e dobbiamo assumere su di noi la responsabilità di rispettare la gloria dei nostri antenati. Ognuno di noi è responsabile dei propri genitori, dei propri nonni e bisnonni. Dobbiamo stare all'altezza di loro. Quando, no? Si dice figli della storia che ti tocca, capita. Se ti tocca, ti tocca. Esatto. E all'Italia è toccata. No? Quindi, come Dante Alighieri, come ancora di più Francesco Petrarca, Mameli dice, noi siamo figli della colpisce gloria in maniera inesorabile. Sì. Ecco, chiederei poi... Ecco, vediamo il ritornello, farei prima questa immagine, una citazione di Mazzini che ci permette di comprendere il significato profondo della fratellanza. La carta d'Europa sarà rifatta, la patria del popolo sorgerà definita dal voto dei liberi sulle rovine della patria dei re, delle caste privilegiate. Tra quelle patrie sarà armonia, affratellamento. Ora, fratelli d'Italia vuol dire che gli italiani devono sentirsi fratelli fra di loro, ma fratelli anche degli altri popoli liberi. Quindi non dobbiamo intendere l'incipit dell'inno come una sollecitazione ad un nazionalismo, oggi potremmo dire sovranismo, scusatemi questa attualizzazione forzata, ma sentirci fratelli degli altri popoli europei. Professore, cosa dice se ci fermiamo un attimo e magari sentiamo l'inno attuale, così un momento sì. Di musica. Grazie Giovanni. Come
sentita integralmente, abbiamo sentito integralmente l'inno, cosa che difficilmente si sente in modo integrale, siamo abituati soltanto ai primi versi, insomma, che sono appunto peraltro anche quelli più conosciuti. Il professore ha quindi estrapolato delle altre parti significative dell'inno che meritano una riflessione. Prego, professore. Sì, andiamo alla quarta e poi alla quinta strofa. Quindi facciamo un po' un salto. La quarta strofa è meno famosa, certamente, della prima, ma è un assunto eccezionale della storia della geografia d'Italia. Dall'Alpi a Sicilia, dovunque legnano, ognon di ferruccio è il core e la mano, i bimbi d'Italia si chiaman balilla, il suon d'ogni squilla, i vespri suonò. Se mettiamo in onda la slide successiva, lo schema. Vediamo se riusciamo a vedere lo schema. Vediamo. Eccolo, bravissimo. Eccolo, bravissimo. Benissimo. Geografia e storia, ecco, della nazione in armi. Sì, ho dato questo titolo che può anche un po' sorprendere. Ecco, nella colonna di sinistra potete cogliere, se seguite la trasmissione, i riferimenti sono alla battaglia di Legnano del 1176. Con Ferruccio siamo ad una battaglia in Toscana nel 1529-30, una battaglia dei cittadini fiorentini contro l'imperatore Carlo V. Con Balilla siamo di fronte all'episodio del riscatto di Genova nel 1746, in questo caso riscatto contro gli austriaci. Con i vespri siciliani siamo nella Sicilia del 1282, la lotta dei palermitani contro gli angioini francesi. Quindi in pochi versi, in 8 versi, noi abbiamo il riferimento a 4 episodi della storia d'Italia del XII, XIII, XVI e XVIII secolo. E passiamo dalla Lombardia alla Toscana, a Genova, alla Sicilia. Fino alla Sicilia. Quindi in 8 versi abbiamo concentrato la geografia e la storia d'Italia. E come dire, questo è il messaggio di Mameli, che in ogni tempo, in tutta Italia, il popolo ha avuto dei momenti di riscatto. Un messaggio straordinario. Messaggio straordinario. In pochissime righe. Di positività. Sì, straordinario, estremamente positivo, che vuol dire anche questi sono i nostri padri. Anche i nostri antenati più recenti hanno puntato al riscatto. Noi dobbiamo completarlo, soltanto questo riscatto. Invece nell'ultima strofa, professore, ci è parso di particolare interesse il riferimento alla Polonia, che lei adesso ci andrà a illustrare. Qualcuno direbbe anche l'amata lei, Polonia. Ecco, non sembra interessante? sì, possiamo leggere proprio un minuto la strofa. Son giunchi che piegano le spade vendute, già l'aquila d'Austria le penne ha perdute, il sangue d'Italia e il sangue polacco bevè col cosacco, ma il cor le bruciò. Sì, è una strofa straordinaria. All'inizio si dice soltanto che ci sono delle truppe prezzolate al servizio degli austriaci, sono truppe slave, croati soprattutto, ma si dice anche attenti che l'Austria è in una situazione di difficoltà soprattutto nell'est europeo. In Polonia ci sono già delle rivolte, siamo nel 1846-47, nell'area di Cracovia i polacchi si stanno ribellando e la ribellione è repressa a fatica dalle truppe austriache e dalle truppe russe. Quello che però se l'Austria beve il sangue degli italiani e degli austriaci, le si brucia il cuore. Mi dicevi veramente curioso, sì, è un fatto straordinario che in un inno italiano ci sia un richiamo alla Polonia. A un'altra nazione. Ecco, fatto ancora più straordinario, nell'inno polacco c'è un richiamo all'Italia. C'era già un gemellaggio, insomma. Una sorta di gemellaggio. Una sorta di Europa anticipata. Sì, se andiamo a vedere magari un brano dell'inno polacco,
Ecco, vediamo la seconda parte, Marcia, marcia Dabrowski, dalla terra italiana alla Polonia, sotto il tuo comando ci uniremo al popolo. L'inno polacco è stato composto nel 1797 a Reggio Emilia, dove c'erano dei profughi polacchi che sollecitavano il generale Dabrowski, che allora era rifugiato a Parigi, a marciare per riconquistare l'indipendenza della Polonia. Quindi è un fatto unico a livello internazionale. L'inno d'Italia cita la Polonia, l'inno polacco cita l'Italia, e in termini estremamente positivi. Anche questo è un segno di quell'affratellamento mazziniano che noi cogliamo proprio nel primo verso del canto. Fratelli d'Italia, che significa anche fratelli d'Europa. Diciamo che, vista dal 2018, la prospettiva era di un momento storico importantissimo, tantissima energia in giro, un senso di comunità, di fratellanza o comunque di voglia di costruire il futuro, di generare il futuro. E dentro un inno questa cosa deve fare comunque riflettere, secondo me, in maniera molto positiva. Quindi io credo che questa sera dobbiamo assolutamente ringraziare il professor Sanzoni, perché ci ha fatto sentire italiani, ci ha fatto capire anche che un inno è un qualcosa in più di una semplice composizione musicale, è un suo perché ogni parola, ogni frase che noi abbiamo cercato di riassumere in questa trasmissione. Ritorni a trovarci, professore, questo è l'invito che facciamo sempre. È un invito che assolutamente va fatto, anche perché già con il libro su Gino e Attilio Rota abbiamo potuto scoprire un pezzo di storia della nostra Almenno e della nostra Bergamo. Qui ci siamo allargati un pochino di più, e magari col professor Sanzoni la prossima volta sarà l'occasione di parlare di qualche argomento diverso. Bene. Quindi grazie di essere nuovamente venuto a trovarci, e siamo assolutamente qui a aspettarti nuovamente. Noi dobbiamo intanto dire grazie ai nostri radioascoltatori. Grazie Giovanni per tutto l'aiuto tecnico in regia come di sconsueto. Possiamo anche dire che per l'ultima settimana di marzo la puntata sarà dedicata alla presentazione di un libro che è ormai pronto per essere dato così in divulgazione, già stampato. Anticipiamo già qualcosa, Marco? Anticipiamo il fatto che è dedicato a un nostro concittadino almennese, padre Manzi, che è stato missionario per moltissimi anni in giro per il mondo, missionario comboniano, padre Gianni Manzi, ma è missionario comboniano, quindi uomo che è stato in Africa, e nel Sud America, è stato anche a Londra, e scopriremo queste oltre 300 pagine. L'ospite in studio sarà Ermanno Arrigoni, che lo ha scritto con Giovanni Mazzoleni. Benissimo. Credo che sia corretto anche citare il Centro Studi Valimagna, che lo divulgherà comunitario, non soltanto dentro la nostra provincia. Bene. Quindi ci rivediamo per questa nuova puntata. Grazie ancora dell'ascolto e buona serata a tutti. Buonanotte. Buona serata.